queste radici. Allora, è dura commentare una retrocessione. Ti hai perso 2-1 lo spareggio con la San Luri. Una partita ad alta carica emotiva che abbiamo affrontato con tranquillità, con la convinzione di poterla anche vincere nel momento in cui fossimo stati in grado, soprattutto nel secondo tempo, di mettere in campo risorse fresche e importanti, soprattutto in avanti. Questa possibilità non c'è stata per effetto dell'espulsione di Barriale, che è stata determinata da una conduzione arbitrale che ha avuto due pesi e due misure. Unendo sistematicamente i nostri falli con i cartellini e trascurando in modo anche estremamente visibile e plateale alcuni interventi dei nostri avversari, i quali non hanno subito la stessa severità e la stessa sanzione da parte dell'arbitro. Questo ha fatto la differenza, così come ha fatto la differenza il rigore che è ancora non concesso, ci che ancora grida lo scandalo, perché un atterramento di stocchino 2 metri dentro l'aria è stato punito con un calcio di punizione dal limite dell'aria, con nessuna ammonizione nei confronti del giocatore che ha commesso fallo sul nostro lanciato a rete. Quindi, come vede, anche dalle prove televisive è evidente che l'arbitro ha sbagliato in alcune circostanze. Tra l'altro anche al primo tempo avete protestato per un fallo su Siazzu lanciato a rete. Sì, però poteva essere dubbia quell'occasione, quasi che avesse ragione Siazzu, ma su quella di Stocchino non c'erano equivoci di sorta, però purtroppo così non è stato. Siamo stati costretti ad inserire qui nell'inferiorità numerica, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare la partita, siamo stati bravi a cambiare continuamente disposizione tattica in campo, e con un pizzico di fortuna e un po' di lucidità in più quella occasione che hanno Siazzu poteva andare dentro nel finale ed essere quindi a giocarci una partita almeno in rigore. I ragazzi l'avrebbero meritato sicuramente per l'impegno che hanno profuso, per la professionalità con la quale soprattutto nell'ultimo periodo hanno affrontato questo campionato. Ecco, questo impegno appunto che ha portato il Tavolara a pareggiare con l'uomo in meno a 2 minuti dalla fine con Borruzzo, quindi la squadra ha lottato, ci ha sempre creduto. La squadra ci ha sempre creduto e ha dimostrato anche oggi che in campo ci sa stare, che quando è il momento di fare sacrifici e di veramente mettere a disposizione tutte le risorse, tutte le energie, ci siamo stati. E siamo stati anche capaci, come dicevo prima, di cambiare continuamente assetto, e questo ci ha messo nella condizione di raggiungere il pari e poi di avere la possibilità di giocarci e affrontare i tempi supplementari con una certa tranquillità. Abbiamo commesso anche qualche errore a livello difensivo, perché il secondo gol è frutto di una distrazione collettiva a livello difensivo, però le ripeto, se non fossimo stati penalizzati così da un arbitraggio assolutamente inadeguato all'importanza della posta in palio, saremmo qua a commentare il risultato, che quantomeno ci avrebbe consentito e permesso di andare ai calci di rigore e giocarcela a tutti i livelli. Mister, uno spareggio dove una sarda doveva per forza retrocedere, però fa male vedere il Tavolara adesso in eccellenza per il calcio sardo. Non c'è dubbio che è un peccato sicuramente, però il calcio è questo, evidentemente doveva andare così. Io faccio gli auguri al San Luri perché possa giocarsi i play-out e vincere i play-out. Al Tavolara auguro quanto prima di tornare in questa categoria, perché ha un presidente che è appassionato, che è determinato e che ha voglia di stare sempre al vertice, soprattutto di disputare campionati importanti. Questo è stato un campionato negativo sicuramente, molto travagliato, che è difficile anche da analizzare in questo momento, però non si può sicuramente ai ragazzi negare, non si può appunto muovere nessun appunto sotto questo aspetto, nel senso che i ragazzi ci hanno sempre creduto fino in fondo e anche oggi hanno dimostrato comunque di non starci a perdere, di avere voglia di mettere sotto l'avversario, di avere soprattutto convinzione di poter arrivare fino alla fine con un risultato. Ecco mister, lei che conosce il patron Pitta, l'anno prossimo che farà? Farà la squadra per conquistarsi questa categoria oppure la delusione lo porterà magari a cedere la società? Ma non credo, io so che il presidente è un appassionato, deciderà tutto quello che lui deciderà, va bene, però ritengo che lo spirito di rivincita e soprattutto l'ambizione
alternativa che giustamente lui coltiva siano delle leve forti per metterlo nella condizione di poter nuovamente quanto prima puntare ad essere protagonista in un campionato di Serie D che è la massima espressione del calcio dilettantistico nazionale. Grazie mister, in bocca al lupo per il futuro suo come allenatore per il Tavolara.